Ottimamente, dunque, beh, innanzitutto volevo condividere con voi la buona notizia che ho ricevuto ieri sera, che finalmente è stata accettata la mia proposta di mutuo, quindi ora possiamo andare a vivere nella nuova casa e fra qualche mese vedrete cambiare lo sfondo. Fra un paio di mesi più o meno dovreste vedere cambiare lo sfondo della mia camera, no? E vedremo come sarà. Penso che la libreria sarà sempre dietro di me, ma avrà tutta un'altra posizione, ci sarà un'altra luce. Staremo a vedere, no? Chissà, un giorno forse farò anche, dato che avrò il giardino, farò anche dei video all'esterno, anche perché sarà molto più silenzioso, saremo in campagna, sui colli euganei, e quindi non si sentirà il rumore del traffico, delle motociclette che viene dall'esterno. Speriamo che vada tutto in porto. Allora, no, perché era una cosa che ormai mi stava dando un esaurimento nervoso, non si sapeva se sto mutuo me l'avrebbero dato o meno, sono mesi che si va avanti con questa storia. Allora, ero rimasto sempre in vena di traslochi, no? Guarda caso, i topi nel muro è la storia di un trasloco, in fin dei conti, nella dimora degli antenati. Ero rimasto al punto in cui il protagonista scopre con sconcerto la più grande scoperta archeologica d'Inghilterra, no? Proprio sotto casa sua, nel senso che sotto la segreta del castello che contiene questo antico altare di pietra c'è questa scala che conduce verso una gigantesca caverna, una caverna veramente immensa, la più grande caverna d'Europa o forse del mondo, che ha un'origine antichissima e che è letteralmente cosparsa di ossa umane, no? Il fondo è proprio disseminato di ossa umane, sia di esseri umani a sapiens che ominidi, e la luce entra da certe fessure non visibili dall'esterno, perché posizionate in alto in un modo che dalla valle sottostante non si riesce a vederle, e appunto in questa stranissima penombra ci sono anche degli edifici, cioè ci sono nelle varie epoche, cioè c'è una specie di tempio romano, c'è un cerchio di megaliti preceltico, c'è una casetta sassone e poi infine un edificio di tipo rinascimentale, e all'interno trovano indubitabilmente i resti di macellerie, no? Cioè di luoghi dove venivano macellati dei corpi umani, e con tanto di cucine e via dicendo, cioè si capisce che lì veniva praticato il cannibalismo in una forma di culto particolare, cioè un culto religioso che prevedeva il cannibalismo, di cui non viene specificato più di tanto, non viene descritto quali divinità a quali divinità era legate, però viene citata sempre la Magna Mater, la Grande Madre, non a caso, perché cioè non è uno dice perché proprio la Magna Mater, probabilmente si tratta di investigare meglio, perché non lo conosco bene neanch'io il culto della Magna Mater e della Grande Madre, devo esplorare, no? Però come ho detto, a quei tempi circolavano, i tempi in cui Lovecraft scrisse questo racconto, circolavano libri come quello della Margaret Murray, Il Dio delle Streghe, no? Cioè si cominciava a parlare del culto della Grande Madre, che anche il Vangelo di Aradia era molto conosciuto nella letteratura anglosassone, noi non lo conoscevamo ancora, anche se proveniva dalla nostra tradizione, no? Ma nei paesi anglosassoni era molto famoso e aveva influenzato profondamente
ovviamente c'è la cultura, diciamo così, esoterica parallela alla cultura ufficiale, quindi Lovecraft ne sapeva sicuramente molto. E c'è da notare, no, come spesso il culto delle dee madri, delle grandi dee madri, si sia sempre svolto in grandi caverne, no? Perché? Perché la caverna è il simbolo simbolo del grembo materno. Quindi la caverna è il grembo della dea madre terra, della grande madre, appunto, no? Che è la terra, la dea delle antiche società, delle antiche culture neolitiche, ed è una cosa che poi si è trasmessa persino al cristianesimo. Se voi pensate alla Madonna di Lourdes, no, che comparve a Bernadette dentro una caverna, cioè la cosa ha insomma una sua coerenza, una sua logica. E capita anche di vedere, se immaginate della Madonna dentro caverne, dentro nicchie scavate nella roccia. Mi ricordo di averne vista una, guarda caso, in Umbria, ad Amelia, famoso paese arroccato sui colli dell'Umbria, vicino alla Valle delle Streghe, sulla strada che dalla Amelia conduceva alla Valle delle Streghe, c'era sta piccola caverna, una nicchia scavata nel fianco del colle lungo la strada, e dentro c'era un'immagine della Madonna. Ecco, per far capire, no, come certi simboli sono antichissimi, perché parlano alla parte più elementare, più primitiva dell'uomo, no? Cioè, per cui per il protagonista scoprire le proprie origini familiari è un ritornare al grembo stesso della terra e proprio agli istinti più elementari dell'uomo, di cui il cannibalismo era appunto una parte, cioè perché per i nostri antenati il cannibalismo era una cosa normale ed è una cosa che non è affatto scomparsa, no? Cioè l'impulso al cannibalismo esiste ancora oggi, esiste una particolare forma di disturbo della personalità che consiste appunto nel desiderare di mangiare carne umana, no? Che è un disturbo dovuto a, diciamo, legati alla sfera sessuale e affettiva, no? Per cui appunto il mangiare la carne della persona che ci attrae sessualmente e psicologicamente è un modo per assumerla in sé, per appropriarsi, no? E questo disturbo forse è più diffuso di quanto si pensi. Ce l'aveva anche Lovecraft, chissà, può anche darsi, perché capita soprattutto alle persone che hanno avuto un rapporto di scarso affetto con i propri genitori, no? Per cui questo sarebbe una compensazione. Stiamo parlando sempre a livello teorico ipotetico. In realtà di queste cose, tra l'altro, non se ne parla, purtroppo non se ne parla spesso, perché in realtà bisognerebbe parlarne, perché poi bisognerebbe che non si arrivasse sempre alla cronaca nera, a personaggi come Armin Meiwes o Jeffrey Dahmer, no? Che alla fine arrivano a consumare i loro atti. Bisognerebbe di certi problemi parlarne prima. Comunque, nel racconto a un certo punto si scopre che lo stesso disturbo della personalità, diciamo, una sorta di tara genetica che apparteneva ai Delapore, in quel momento si manifesta anche nello stesso protagonista, no? Cioè questa calata rivelatrice nel profondo delle proprie origini, questo incontro con la dea madre, con il grembo della terra, scatena in lui improvvisamente lo stesso impulso che avevano avuto i suoi antenati. Salta addosso all'amico cicciottello del figlio, no? E lo sbrana, letteralmente si mette a divorarlo, perde conoscenza, no? Da notare questo fatto, no? Appunto, l'amico del figlio, quindi una persona con cui aveva un legame affettivo in qualche modo,
che gli ricordava il figlio perduto, no? Per cui mangiare l'amico del figlio era un modo quasi per, psicoanalizzando la storia, no? Sembrerebbe quasi un voler, come dire, riappropriarsi del figlio perduto, no? E in certo modo, cioè il figlio perduto che avrebbe dovuto essere il suo successore, no? Che avrebbe dovuto proseguire questa antichissima dinastia e che è andato perduto, per cui c'è tutta una serie di simboli anche psicoanalitici molto interessanti che andrebbero sviscerati. Tra l'altro Lovecraft non aveva nessuna fiducia nella psicologia, nella psicanalisi. Probabilmente proprio perché l'avrebbe spinto a guardare da vicino i propri problemi, no? E razionalizzarli, e lui non voleva che questo, cioè il mondo della sua fantasia, restasse nell'ambito dell'irrazionale, non venisse spiegato, perché in fin dei conti era l'ultima fede che gli era rimasta. Cioè lui diceva appunto: la vita non ha alcun senso. Il mondo, l'universo non è altro che un meccanismo vuoto, no? Che procede per leggi meccaniche, fisico-chimiche, e noi siamo dei piccoli esseri significati persi in questo infinito vuoto di oggetti morti, no? E dico, cosa resta? Il mondo delle nostre fantasie, dei nostri sogni. Dico, avrei detto, lasciatemelo tenere, no? Il guaio è che poi questo mondo dei sogni è anche un mondo di incubi, e lui appunto, in base a questo pregiudizio, no? Secondo cui la psicoanalisi, come dire, romperebbe il mondo dei nostri sogni, cosa che però non è detto, perché a quel tempo la psicoanalisi era legata solo a Freud, no? Ecco, quindi non è che ci fossero modelli alternativi. Adesso la psicoanalisi ha tante scuole, ha tante interpretazioni, e non c'è solo l'interpretazione puramente razionalistica, materialistica, atea, no? Cioè, la psicologia in quanto scienza non deve prendere posizione su nessun significato dell'esistenza, quindi adesso le cose sono diverse, ma a quel tempo la psicoanalisi era proprio una visione della realtà, possiamo dire, no? Perché a causa del suo fondatore, che confondeva la scienza con la filosofia ancora, perché Freud era mezzo filosofo e un po' si ispirava a Schopenhauer, per esempio, un po', cioè, sentiva l'influenza di Schopenhauer o di Nietzsche, se proprio vogliamo. Ecco, fatto sta che insomma era una cosa diversa, per cui lui non si è mai psicoanalizzato, non ha mai seguito questa moda del momento. Lo possiamo fare noi però, perché sotto questo punto di vista Lovecraft, anche se non era pazzo, era una persona con dei fortissimi disturbi, altrimenti non avrebbe avuto tutti questi incubi. E comunque, diciamo, per arrivare alla conclusione di questo racconto, no? Probabilmente cioè questo racconto è in un certo senso più autobiografico degli altri, cioè a un livello spirituale interiore è un racconto autobiografico, perché il protagonista, che sentiva molto, cioè sentiva molto questo legame con le origini inglesi, in fin dei conti un po' come Lovecraft, che appunto era di discendenza inglese, adesso non so se era il trisavolo, bisnonno trisavolo, che era venuto dal Devon, quindi dal sud-ovest dell'Inghilterra. Il Devon è una zona che in antico era cioè, diciamo, una delle aree celtiche, cioè dopo la conquista sassone dei germani, dopo la fine dell'impero, era rimasto in area celtica, no? Lui sentiva molto questo legame, penso, con le tradizioni più, come dire, più oscure, più misteriose
dell'Inghilterra, altrimenti non sarebbe rimasto tanto affascinato da Arthur March. Comunque qui adesso concludo con I topi nel muro, penso di averne parlato abbastanza e alla prossima parlerò di qualche cos'altro. Arrivederci.